Tutti riuniti per decidere le sorti dell'alto calore, convocati dal presidente della provincia Biancardi, a Palazzo Caracciolo sono giunti i vertici della società di Corse Europa, i sindacati, i rappresentanti dei comitati per l'acqua pubblica, soprattutto il vice governatore della regione Campania Fulvio Bonavitacola e il sottosegretario agli interni Carlo Sibilia. Il macigno che pesa sulle casse della società è noto: oltre 140 milioni di euro di debito. Ne servono subito 50 per salvare Altocalore, ente che da circa 80 anni gestisce il servizio idrico in provincia di Avellino e in alcuni comuni del Sannio. Tra le soluzioni al vaglio del tavolo: intervento del governo attraverso la Cassa Depositi e Prestiti, la vendita di una quota cospicua al privato, il concordato in continuità. Sembrano scartate invece sia la ricapitalizzazione da parte dei comuni soci che la soluzione dell'azienda speciale sul modello partenopeo. A fotografare lo stato dell'arte l'amministratore unico Michelangelo Ciarcia, che ha fatto il punto della situazione e illustrato le possibili vie d'uscita. Il tavolo si è aggiornato tra una decina di giorni, presumibilmente a dopo l'approvazione del bilancio di ACS. Nel frattempo si avvierà una interlocuzione con Cassa Depositi e Prestiti per verificare se la strada è realmente percorribile. Allora, noi ci siamo mossi dalla data del 21 gennaio perché un'assemblea si era sospesa in quanto il vero rischio era quello di dover far sottoscrivere le quote ai comuni irpini dissanguando le casse e quindi mandandoli in bancarotta. L'intenzione era quella di trovare degli elementi utili per poter appoggiare un piano credibile alla dirigenza di Cassa Depositi e Prestiti. Dal 21 gennaio ad oggi, a mio modo di vedere, questi elementi granitici per andare a Cassa Depositi e Prestiti e chiedere 50 milioni di euro, io oggettivamente non li vedo. I soldi Cassa Depositi e Prestiti non li regala a nessuno. È di tutta evidenza che oggi siamo chiaramente davanti a un bivio. Se si vuole andare dritti su questo piano, evidentemente ci saranno le conseguenze del caso, però ripeto, questa è una valutazione che farà Cassa Depositi e Prestiti. Io mi auguro che dall'altra parte ci sia il buon senso di capire che si possono fare dei passaggi di discontinuità. Io ritengo che per salvare l'Alto Calore da una situazione debitoria di 140 milioni e dal costringere questa, o meglio dal evitare la privatizzazione, che diventa purtroppo una conseguenza del fatto che i comuni non riusciranno mai a pagare le quote per farla restare pubblica e quindi fare l'aumento di capitale, è di tutta evidenza che si deve valutare tutto, compreso il concordato preventivo di continuità, che potrebbe anche non essere la strada, perché ci sono anche dei piani magari più solidi, più credibili, che bisogna mettere a punto. Però mi sembra che siamo molto in ritardo rispetto al 21 gennaio.